Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su LEGO Jurassic World per il terzo episodio. Ok ragazzi, sto registrando questo terzo episodio immediatamente dopo aver registrato il secondo. Avevo ancora voglia di giocare, quindi ho iniziato subito. Continuiamo la storia perché i nostri eroi hanno appena finito di salvare il triceratopo e secondo Muldoon sono arrivati di fronte al recinto del T-Rex. Ok, siamo qua in zona. Chi è sta tizia? Volontario dello scavo. Ah, vedete? Con le monetine che abbiamo raccolto possiamo comprare i vari personaggi. Ma sì, dai, acquistiamola, va. Perfetto, abbiamo sbloccato il personaggio. Guardate quanti ne abbiamo da sbloccare. È una cosa pazzesca. Possiamo prendere questo veicolo qua? Sì, perfetto. Venite, ragazzi. Ok, andiamo avanti. Qui cosa c'è? Ah, uno strumento per praticamente recuperare i vari veicoli. Là dentro c'è un po' di roba, ma io direi di andare avanti. Qui probabilmente ci fermeremo di fronte al recinto del tirannosauro. Sono curioso. Ragazzi, sono curioso ad andare qua. Scusate un attimo, Mi serve aiuto qui. Attenzione, qualcuno sta chiamando aiuto. Un brachiosaurus, ma sono caduto. Su, fatemi scendere da qui. Ok. Vediamo se posso aiutarti, Sì, con Grant posso aiutarti. Ah, ok, però non ho tagliato il filo. Scusami, Ok, perfetto. Grazie. Vieni giù. Ecco, per ricambiare il favore. Usate questo per portare. Grazie. Ok, ci ha dato un cubetto. E abbiamo sbloccato anche il lavoratore in pericolo. Qui in zona c'è qualcos'altro. C'è qualcosa da costruire qua. Dai, ti do una mano, va. Cosa sarebbe questo? Ah, ok. È per recuperare il dinosauro. Aspettate che lo prendiamo un attimo, Perché ho visto una roba là davanti da distruggere. Perfetto, attenzione, sta iniziando a piovere. Qualcuno mi aiuti! E ci sono un paio di dinosauri qua. Ok. Missione di salvataggio, attenzione che ci spruzzano. Ma con il triceratopo lì abbattiamo. Allora, aspettate che devo abbattere ancora questo qua, perfetto. Ok, venite ragazzi, venite. Abbiamo salvato il tipo o no? Grazie, su, vieni qua su. Arrivo, arrivo, tranquillo. Ok, andiamo con Malcolm. Perfetto. Lo sai quanti carichi di bucato facciamo su quest'isola? Arrivo, 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 arrivo. Come vedete è un open world, ragazzi, ma è fantastico perché poi ci sono tutte le missioni secondarie. Cosa devo fare qua? Ah, ok. Cosa c'è qua? Jurassic Park. Ma dove caspita sono finito? Ragazzi, mi sono perso leggermente. Allora, aspettate che devo cercare di capire dove andare. Qui cosa c'è? Benvenuti al Jurassic Park. Ok, l'abbiamo già fatto. E dove caspita dobbiamo andare? Siamo lì. Qui forse c'è mattoncino d'oro, no? Non lo so, ragazzi. Allora, torniamo al veicolo. Dobbiamo sgombrare la strada. Nessuno ha per caso un. Ok, ci serve il dinosauro, mi sa. Oppure no. Vai, Grant. Prova a scavare un po' qua, vediamo cosa salta fuori. Adesso vi faccio vedere in questo episodio magari. Ah, ok, perfetto, un martello pneumatico. Vi faccio vedere anche qualche missione secondaria, ragazzi. Dai, piglialo, sgombra sta strada e andiamo, Probabilmente bisogna farle queste missioni secondarie per sbloccare poi i nuovi livelli. Ok, come vedete abbiamo liberato la strada. Lì sopra cosa c'è? Te hai qualcosa da dirmi? No. Ok, allora direi di saltare sul secondo veicolo. Jenner e i bambini sono lì. Ok, vieni Grant. Come vedete sta iniziando a piovere, quindi probabilmente ci stiamo avvicinando alla scena del tirannosauro.
Non vi dico niente, così vedete voi il tutto. Ok, si stanno aprendo delle porte. Sì, diciamo che chi ha creato questo gioco si è dovuto reinventare anche il parco. Scommetto che non lo sapevi. Il dottor Harry Wu è tornato a Isla Nublar nel novembre del 94 per aiutare le squadre di sgombero a catalogare gli esemplari. Ok, perfetto. Sì, qui ci danno delle informazioni in più. Eccoci tornati nella sala di controllo. Ma il sistema sarà occupato a elaborare per 20 minuti e quindi qualche sistema minore potrebbe interrompersi per un po'. Qualcuno vuole qualcosa da bere? No, tranquillo. Ok. Aspetta un po'. Ammazza. Sono disattivate in tutto il parco. I sistemi si spengono. Sì, diciamo che stanno correndo un pochettino, telefoni isolati. Perché nel film non è tutto così veloce. Griglia principale. Non hai detto la parola magica? Beh, questo non potevano non metterlo, ragazzi. Prendere i miei nipoti. Certo. Sì, tranquillo, ci pensiamo noi. Ok, questa qui è una delle scene più belle del film, secondo me. Da piccolo considerate che ero terrorizzato. Questa scena mi terrorizzava. La scena dei bicchieri. Che succede? Ok, l'hanno ricreata facendo vedere i bicchieri che cadono. Nel film invece si vedono praticamente l'acqua. Oh, il tirannosauro, guardate ragazzi. Cosa si fa? Ah, ok, non hanno messo la capretta. Se l'è giocata con il cartello. Guardate come se la dà a gambe. Se l'ha data a gambe. Perché sta correndo così? Quando la devi fare, la Ma devi fai fare. Un po' te. Ok, ecco i cavi che saltano. Wow, guardate il tirannosauro. Direi che è meglio spegnerla quella luce. Ah, hanno tagliato la scena in cui lui praticamente infila la testa dentro la macchina. Vabbè, non importa, dai. Direi di non farlo incazzare, ragazzi, eh. È meglio non farlo incazzare. Ok. E dobbiamo giocarla questa scena. Spettacolo, vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, dobbiamo salvare i due bambini. Come li salvo? Fischiamo un po' qua attorno, anche se meglio non attirare troppo l'attenzione del tirannosauro, perché sennò. Ok, allora proviamo qua. Intanto Malcolm mi segue così. Mi segue così. Senza pensarci due volte. Attenzione, qui c'è qualcosa da raccogliere. Ah, però no. Ci serve Muldoon. Sarebbe il guardia caccia. Forse dobbiamo attivare. Eccolo il DNA. Il DNA praticamente ci dice dove dobbiamo andare, ragazzi. Quindi per fortuna Lego ha pensato anche a un, diciamo, valido aiutante nel caso magari qualcuno smarrisce la strada. Meglio non avvicinarsi al tirannosauro. Ok, allora ci serve una leva. Una leva. Dove caspita la trovo una leva? Magari mi puoi dare qualche aiuto? Ok. Proviamo con Malcolm. No, bisogna proprio trovare la leva. Ah, è qua in mezzo, Potrebbe essere qua. Vediamo. Sì, secondo me è qua. Aspettate che tiro via tutte queste piante. Ok, perfetto. Eccola lì, infatti. Immaginavo. Ok. Gira. Perfetto. Dai. Ok, perfetto. Cosa fa? Ah, ha tirato via l'acqua. Perfetto. Ottimo. E vediamo, dobbiamo ricostruire qualcosa qua. Cosa dobbiamo costruire? Alla velocità della luce. Cos'è sta macchina? Proviamo ad attivarla, ragazzi. Ah, un carry on.
con la musica di Jurassic Park, ragazzi. Spettacolo. Vediamo cosa fa. No, guardate, un osso. No, spettacolo. Solo la Lego poteva inventarsi qualcosa del genere. Solo la Lego. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo andare a salvare i due ragazzini, perché sennò... Ok, direi che qua serve Malcolm. Bisogna scavare. Ok, costruisci un attimo. Vediamo cosa serve questo qua. Non dirmi che è quello che penso io. Ok, intanto raccolgo altre monetine. Allora, ci dobbiamo saltare sopra. E poi? Ah, è servito per alzare la macchina. Ma dimmi te. Dai, vieni fuori. Dai, su. Ok, dobbiamo tirar fuori la ragazzina. Ce la possiamo fare, ragazzi, eh. Dai, 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 ce la facciamo. Sì, stavolta ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo liberato lei, Lex. Perfetto, allora, adesso dove dobbiamo andare? Qua dietro. A far che? Far che non si sa. Aspettate un attimo che chiedo al mio amico qua. Alcuni personaggi possono gridare e rompere i Lego di vetro tenendo premuto cerchio. Ah, quindi Lex deve urlare. Ok. Ah, dobbiamo rompere il vetro dietro dell'auto. Ma dimmi te. Ok, per attirare di nuovo il T-Rex, che intanto si stava godendo il suo osso. Ok, adesso si sta dedicando alla nostra di auto. Nel film invece praticamente rimaneva immacolata. Ecco, bravo Malcolm, attiralo, va. Fermo! Prenda i bambini. Ok, hanno rivisto questa scena, che non è proprio così. Perfetto, il tirannosauro è scappato. Lex, fai che distruggere sta palma. Brava. Altre monetine, ragazzi. Cosa bisogna fare qua? Aspettate. Ah, ok, serve la dottoressa Sattler. Allora, adesso andiamo a salvare Tim. Qui intanto ho ricostruito la nostra auto davanti. Ok, ci serve il gancio traino, forse. Sì. Per trascinare l'auto fuori dal fango, perfetto. Ok, aggancialo. Questo qui probabilmente si sono ispirati al secondo film. Vai. Funziona? Sì, funziona, più o meno. No, funziona, funziona. Ok. Nel film però il ragazzino non veniva tenuto... Non veniva salvato adesso, eh. Vediamo come l'hanno presa questa scena. Ok, Malcolm è inseguito dal T-Rex. Ciao, Gennaro. Cosa che fa con la carta igienica? No, voglio vedere cosa fa. Si è fatto un muro di protezione. Ok. Ciao, bello. Ti saluto. Ok. Mangiato. Ma dimmi te, gli stava pulendo i denti. Ok, intanto questi due qua cercavano di tirare fuori Tim. Zitta, zitta. Ok. No, l'ha resa bene come scena. L'ha resa bene. Perfetto. Adesso probabilmente dobbiamo intervenire noi. Ah no, fanno tutto loro in automatico. Perfetto. Oh, mi hai sporcato la telecamera. No, vabbè, così esagerato. Ok. Va bene, non importa. Siamo comunque per il momento salvi. Tim! Timmy! Tranquillo, ancora vivo, in cima all'albero solo. Ok, allora dobbiamo arrampicarci, ragazzi. Perfetto.
Ok, cosa fa questa qua? Ah, ok, siamo arrivati al checkpoint. Checkpoint. Io direi di andare ancora leggermente avanti, ragazzi. Oh, un dinosauro. Guardate che roba, un dinosauro. Adesso ti picchio, ti picchio, ti picchio. Ok, l'abbiamo abbattuto. Ok, potrei già fermare l'episodio qua, ma ragazzi, facciamo che concludere il tutto. Tiriamo giù Timmy dall'albero. Intanto c'è un maiale lì bloccato. Perfetto, l'abbiamo liberato e mi ha dato un pezzettino della cassetta con l'osso, che adesso mi sfugge il nome. Ok, Grant scava qua, vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è. Ok, perfetto, la manovella che cercavamo. Allora andiamo a metterla subito. Mettila. Allora qui come sempre dobbiamo girare. Ok, cos'hai sbloccato qua? Acqua. Acqua e ossa. Un po' di tutto. Ok, piglia tutta sta roba qua. Qui si può rompere tutto. Ok, no, serve un altro personaggio. Va bene, non importa. Allora, proseguiamo qua e costruiamo lo scheletro, che probabilmente ci servirà da scala per raggiungere la prima parte dell'albero. Ok. Ah, ok, perfetto. Vai. Ok, ci siamo lanciati su. No, sono caduto. Ok, niente, dobbiamo rifare, ragazzi. Dobbiamo rifare. Vieni, Lex. Vieni qua. Brava. Lanciami su. E niente da fare, ragazzi. Sono caduto di nuovo. Non è facile. Bisogna beccare il momento giusto. Bisogna beccare il momento giusto. Caspita, non riesco. Allora, proviamo con lei, va. Mandiamo su lei, anche se non sarebbe corretto. Perfetto, magari lei fa il doppio salto. Infatti. Vai. Ok, grandissima. No. Qui cosa dice? Sono qui per aiutare. Cosa che dice il mio amico? Sì. Un'arma a distanza come... Non ho capito cos'è. Ad esempio quella di probabilmente Lex può essere usata per colpire i bersagli Lego. No, sono caduto. No, dai, sono caduto. Non ci credo. Allora, torna su. No, frena. Niente, te Grant scendi, tanto sei inutile. Allora. Niente, bisogna proprio usare l'ex. Ah, probabilmente è tipo una fionda, qualcosa del genere. Ok. Ok, vai. Ma devo trovarla o ce l'ho già? Non ho capito cosa devo fare, ragazzi. Comunque, aspettate. Ah no, serve proprio Grant. Ok, qua che cos'è? Cos'era quella roba lì? Ah no, dobbiamo proprio mandare Grant. Ok, perfetto. Però non ci arriva lui. Aspettate un attimo che ci riprovo, eh. Allora, cos'è che dice il mio amico qua? I personaggi agili possono usare gli oggetti Lego rosa e blu per raggiungere nuove aree premendo X. Ok, allora proviamo. Vai. No, non ce la fa. Niente, allora non è lui. Per forza Lex. Vedete, ci sono questi piccoli enigmi da risolvere. Ok, lei è l'unica che si arrampica lì. Perfetto. Ok, ragazzi, finalmente ho capito come fare. Praticamente bisogna tenere schiacciato il pulsante quadrato e finalmente l'ex poi può mirare a questo bersaglio. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci ho messo mezz'ora per cercare di capire che caspita dovevo fare. Questa qui dovrebbe essere una scaletta per Grant, infatti. Ok, vieni su, Grant. Dai, fai che venire su, che abbiamo bisogno di te. Tim, sto venendo su. Sì, di pure che stiamo venendo su. Ok, taglia lì. Ok.
Sono Tarzan, ragazzi. Sono diventato Tarzan. Vai, 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 vai. Ok, qui serve di nuovo Lex che sta arrivando. Se però non me lo dicono, ragazzi. Comunque lei ha praticamente due poteri. Può lanciare pietre e può anche urlare. Ok, tenta non cadere giù, perché veramente se cadi giù mi... Ok, no, non è caduta, perfetto. Allora non finisco neanche la frase, ragazzi. Perfetto, vediamo cosa c'è qua dietro. Qualcosa da costruire. Ok, un trampolino. Ok, un trampolino, pigliamo le monete. Questo qui cos'è? Ah, qui serve team, ok. Vai, Grant. Vai, ce la possiamo fare, eh? Probabilmente no, serve Lex perché salta più in alto. Infatti. Vai, 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 vai. Ok, no. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. L'avevo già vista sotto. L'avevo già vista. Ok. Perfetto. Grande. Ok, salta lì. Salta lì. Salta lì. Ok, tutto in automatico allora. Qua. Anche qua in automatico. Abbastanza. Piantina da rompere. Qui che caspita è sta a fare? Ah, ok. Perfetto. Ok, devo mirare di nuovo lì. Probabilmente bisogna mandare giù qualcosa a Grant. Ok, spara pure. Grande. Grant, arrampica, ti va? Visto che non sei considerato un personaggio agile. Non oso immaginare nel terzo film, ragazzi, come lo considereranno. Ok. Cioè, la macchina ha rischiato di cadere giù, ti rendi conto? Ok, qui serve Lex. Dai, fai un po' un tuo urletto. Ok, perfetto. Grandissima. Ha aperto la portiera. Ciao, team. Ho vomitato. Beh, è normale. Direi che mi sembra il minimo. Dammi la mano. Mi sembra veramente il minimo. Il segreto dell'arrampicarsi è mai guardare in basso. Ok. Sì, così non vedi neanche dove metti i piedi. Mi sa che è meglio che se vi sbrigate, ragazzi. Ok, qui è praticamente la fuga dei nostri protagonisti dalla macchina che sta cadendo. Ok, sì, è più o meno integra. Scommetto che si è ricostruita. Infatti. Sto in macchina. Almeno non stai più in cima a un albero. In effetti ha ragione, ragazzi. Ok, ecco gli altri due che sono tornati a salvare Grant e i due nipotini di Hammond. Ciao, Malcolm. Ian. Possiamo rischiare di muoverlo? Rischiate. Direi di sì. Ok, mi sa che sta tornando il tirannosauro, ragazzi. Eccolo. Ha proprio campato in auto così. Ok, perfetto. Qui mi sa che dovremmo fuggire dal tirannosauro. Vada. Un'altra delle scene più epiche del film. Intanto la macchina la guidiamo noi. Attenzione. Cos'è che stanno facendo? Chi è che spara? Sti razzi. Aia. Ok, bisogna evitare che il tirannosauro ci colpisca. Ok, sta arrivando, ragazzi. Perfetto, evitato. Ottimo. Ok, di solito ruggisce un attimo prima. Eccolo, sta arrivando. Vediamo dove attacca. No, stavolta non sono riuscito a evitarlo. Ok, intanto stiamo disfando tutte le piante, i sassi che ci troviamo sul cammino. Non ci attacca più? No, non ci attacca più, ragazzi. O forse sì.
Sì, ci attacca ancora, lui è tagliato. E qua come faccio a evitarlo? Ok, devo stargli alla larga. Ok, adesso mi attaccherà di nuovo. Ecco, ai 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 ai, caspita. Ok, me lo ritrovo dietro. Ok, sta ruggendo. Attenzione che adesso ci attacca. No, caspita, non sono riuscito a evitarlo di nuovo. Attenzione, pianta. Spettacolo, ragazzi. Il dinosauro che si è schiantato. Solo in un gioco Lego poteva succedere. Non troveremo mai il comando. Perfetto. Ha coperto bene le sue tracce. Tanto l'altro oramai, guardate cosa sta facendo. Boh, facciamo che distruggere il computer. Disattivare tutto il sistema è il suo modo per cancellare quello che ha fatto. Ok, stanno arrivando. Ah, non ci credo. Ma stai calmo, eh. Ok, guarda, ok, visto? Tutto si è riavviato. Funziona. Sono saltati solo gli interruttori. 3 minuti e ridò corrente a tutto il parco. Per sicurezza vorrei che andaste nel rifugio d'emergenza. 3 minuti che diventarono praticamente un'infinità di tempo. Assumere Nedry è stato un errore. Ok, intanto lui è ancora qua che gira. Che fa con sti cosciotti di pollo? Direi che ti sei schiantato. Ok. Vediamo se possiamo utilizzare lui. Ciao bello. Una coscia di pollo. Ok. Preso. Vediamo come hanno reso questa scena. Spettacolo. Ok, ok, non l'hanno, diciamo, ucciso. Perfetto, ragazzi, un altro livello completato. Blackout nel parco l'abbiamo terminato. Perfetto, guardate quante monetine che abbiamo. Ok, ok, ok. 227.000, facciamo 228. Vediamo la barra qua se l'ho completata. No, per poco non l'ho completata. Vabbè, non importa, dai. Pazienza, vediamo il mini kit. Ecco, mini kit si chiamava. Abbiamo recuperato solo un pezzo. Vabbè, non importa. Abbiamo sbloccato naturalmente altri personaggi. Ok, Malcolm, Lex, Ellie, che però è ancora da sbloccare. Muldoon, che è da sbloccare. Guardate qua quanti personaggi ci sono. Abbiamo sbloccato il veicolo di Jurassic Park, però dobbiamo praticamente quello che si utilizza per il tour, però dobbiamo comprarlo probabilmente. Ok, un cubetto di ambra. Perfetto, ragazzi, direi che possiamo concludere l'episodio qua, si è protratto già abbastanza. Come sempre spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, anche per supportare la serie. Mi raccomando commentate, fatemi sapere, ragazzi, quale delle scene del film vi piace di più, del primo film. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non perdetevi tutte le altre serie che sto facendo in questo periodo e ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su Lego Jurassic World. Alla prossima, ragazzi.